Oggi ragazzi vi presento 40 delle migliori offerte presenti all'interno di Amazon per questi 5 giorni delle offerte di primavera per questo 2024. Ma come al solito per agevolarvi il lavoro vi lascio qui di fianco anche il QR code che vi rimanda al mio canale Telegram delle offerte. Lì troverete tantissime altre offerte selezionate, oltre a tutti i prodotti che testo, che poi vado a rivendere perché magari non li utilizzo più o semplicemente perché li ho acquistati per farci un video e poi andrò a rivenderli al suo interno. Unitevi, è gratis anche iscriversi a questo canale e magari mettere un bel like. Ma detto questo, cominciamo perché le offerte sono davvero tantissime. Direi di partire da lui, ragazzi, dal Dreamy L10S Pro Ultra Heat. A mio avviso uno dei migliori robot aspirapolveri provati in questo 2024, perché ha tutte le caratteristiche che servono per portarvi a casa il miglior robot lava pavimenti in assoluto. Abbiamo innanzitutto il mop che si sposta per andare a pulire i battiscopa attorno alle sedie, ha un sistema LiDAR davvero incredibile per quella che è la scannerizzazione 3D degli ambienti, per non saltare via nulla e avere sempre una pulizia perfetta. Abbiamo un'aspirazione da ben 7000 PA ed un lavaggio incredibile. Questo robot, che all'uscita, quando io feci il video, c'è una recensione completa, costava 999 euro, ve lo portate a casa ad 849 euro. A mio avviso il miglior prezzo per un robot aspirapolvere del 2024. Se volete proprio il top del top, sempre in casa Dreamy, 1299, ma scende a 1049 euro. Stava cadendomi la pallina, non ho capito perché la tengo in mano. Credo sia un antistress visto il periodo. Beh, il Dreamy L20 Ultra passa a 1049 euro. Questo modello specifico, rispetto a quello che vi ho già insomma anticipato qualche secondo fa, ha i mop che si staccano dal robot, va quindi ad aspirare i tappeti, anche quelli belli alti, per fare in modo che questi non vengano bagnati mentre insomma il tappeto andrà ad aspirarci sopra. Anch'esso ha 7000 PA come potenza, quindi è strapotente, e anch'esso come precedente può essere collegato direttamente all'acqua della vostra abitazione e anche allo scarico, per fare in modo che voi non dobbiate nemmeno riempire e togliere l'acqua dai due serbatoi interni. Tra l'altro, sempre in casa Dreamy c'è anche il sistema che va a raccogliere l'acqua all'interno di robot in offerta. Tutti i link sono qua sotto in descrizione. Passiamo al mondo degli smartphone, ragazzi, perché c'è il Motorola Razr 40 Ultra, bellissimo, che dal prezzo di 1200 euro quasi di listino era intorno agli 800 euro su Amazon. Beh, per questa offerta lui passa 699 euro, tra l'altro nel colore rosso magenta, è davvero bellissimo. Dategli un'occhiata, perché se vi piacciono gli smartphone pieghevoli, a 699 euro Motorola Razr 40 Ultra, tantissima roba. Qui sul canale ve l'ho già portata diverse volte, ho fatto anche un video dedicato, ma la Tineco Floor One S7 Pro, ed è un aspirapolvere lava pavimenti di ultimissima generazione, super smart, molto potente, con una scopa illuminata nel frontale che riesce a pulire perfettamente anche attorno i battiscopa, ha una qualità poi di aspirazione davvero incredibile. Questa versione, ragazzi, che costava oltre le 800 euro, circa 800 euro di listino, scende a 630 euro. Ragazzi, Tineco è un'azienda che ho già portato diverse volte qui sul canale, vi ho già portato anche un video circa una settimana fa, andate a recuperarlo se non l'avete visto, ma questa scopa in specifico davvero a questa cifra, a mio avviso, è incredibile. Soprattutto se avete degli animali domestici, se avete i bambini in casa, beh, poter lavare il pavimento in questo modo, con questa potenza, con questa capacità di aspirazione, andando ad asciugare il pavimento mentre lo state lavando, perché ovviamente va a togliere molto di più l'acqua rispetto ad un moccio ad esempio, beh, a 630 euro a mio avviso ne vale davvero la pena. Link in descrizione, dategli un'occhiata, vi lascio anche in scheda il video dedicato, perché secondo me tanta roba. Inoltre, sempre da parte di Tineco, all'interno di Amazon ci sono tantissime altre offerte, i link sono tutti qui sotto. Tornando agli smartphone, abbiamo lo Xiaomi Redmi Note 13 nella variante 628, non è quello 5G, però abbiamo lo Snapdragon 685, uno smartphone secondo me di partenza che va più che bene, che scende a 169 euro. Xiaomi, bel prodotto questo. Se siete degli amanti invece degli smartwatch, per quanto riguarda la famiglia Samsung, abbiamo il Watch 6 Classic in variante LTE da 43 mm che scende a 349 euro contro i 469 di listino e i 399 euro che insomma si trovava fino a ieri qui prima di queste offerte, quindi andate a risparmiare un altro bel 50 euro. Proseguendo, sempre in famiglia Samsung, abbiamo il Z Fold 4, lo smartphone pieghevole per eccellenza insomma di Samsung, ovviamente c'è già lo Z5, però
questo scende sotto la soglia di 1000 euro, 999. Sempre proseguendo nel mondo tech, ho trovato un bel televisore, ragazzi, un LG Qnet da 65 pollici, quindi una bella bestia, e questa passa ad 899 euro contro i 1099 euro che costava. Non è affatto male, tra l'altro quel televisore là alle mie spalle è proprio un LG. Tanta roba, io mi ci sto trovando davvero molto, ma molto bene. Sempre in famiglia Xiaomi, visto che sta per cominciare il caldo, in teoria, e finalmente possiamo cominciare ad andare in bicicletta o in monopattino, c'è uno Xiaomi scooter, insomma un monopattino, davvero molto interessante, che passa da 249 a 204 euro. Mentre poi ho trovato un monitor che mi è sempre un po' incuriosito, perché è un monitor smart, un 32 pollici, che passa dai ben 219 euro, che era l'ultimo prezzo già scontato su Amazon, a 189 euro. Se avete un po' più di zanza da spendere, ci sarebbe un OLED, un 48 pollici 2023, la serie C3, che passa a 979 euro. Un 48 pollici OLED, ragazzi, non so se ne avete mai visto uno, ma ha una qualità strepitosa. Dategli un'occhiata, perché a meno di 1000 euro, secondo me, questa è una bella bella macchina. Anche qua scende qualcosina, non tantissimo rispetto al prezzo, insomma, di listino, ma si risparmiano quei 70-80 euro, che male non fa. Anche qui risparmiate circa una cinquantina d'euro su questo frigorifero LG Total No Frost, davvero molto bello, da 384 litri. L'avevo anche, insomma, molto simile in un'altra abitazione dove abitavo in affitto. Molto, ma molto, molto interessante. Passiamo ad un prodotto piuttosto interessante, un Belkin, un caricabatterie wireless 3-in-1, una stazione di ricarica da 7,5 watt. A meno di 50 euro, ovvero 49 contro i 70 già scontati, che lui costava 120 euro di listino, sempre nel mondo TV, cari ragazzuoli, ho trovato un 4K, sempre da 43 pollici, Ambilight. In questo caso si scende un pochettino col prezzo, a 419 euro rispetto al prezzo più basso attualmente, che era di 534 su Amazon. Andiamo ancora avanti. Beh, sempre in famiglia Philips c'è il pack di lampade Hue. È un pack dove vi danno sia la centralina che anche poi tutta una serie di lampadine per andare a trasformare in modalità smart la vostra abitazione. Passa da circa 190 a 128 euro. Ho cominciato a rivalutare da un po' di tempo la famiglia Arlo e per quanto riguarda proprio il sistema di videosorveglianza, e ho visto che c'era una mitica telecamera wifi da esterno con tanto di faretti luce LED che passa a 179 euro contro i 230 euro. Come molto interessante poi un kit, sempre facente parte della famiglia Arlo, che passa dai 900 ai 599 euro. È un sistema di telecamere da esterni, quindi nessun cavo da passare, tutto in modalità wifi e ricaricabile con le batterie interne, con tanto anche di sirena, d'allarme, audio bidirezionale. Insomma, secondo me questo prodottino con tanto di hub integrato per ampliare i metri di utilizzo è tanta roba, 599. Passiamo alla famiglia Logitech, ragazzi, non a caso ne ho qui una perché la utilizzo spessissimo, ed è la MX Case, una mini tastiera a retro illuminata, davvero bellissima. Questa è una delle mie tastiere preferite, la utilizzo tantissimo. Dategli un'occhiata, va in sconto. Non è il prezzo più basso in assoluto che c'è stato su Amazon, perché l'ho vista ancora a 77 euro, ma torna in sconto al prezzo, insomma, più conveniente di sempre, quindi dategli un'occhiata, non costa meno di altri periodi in offerta, però è tornata in offerta. E poi va in offerta a 159 euro questo speaker di Bang & Olufsen, davvero spettacolare. Il primo che va a commentare qui sotto di come ho pronunciato sta roba qua, giuro, non lo so. Sempre parlando di Motorola, ho trovato l'Edge 30 Fusion, uno smartphone secondo me molto interessante, Snapdragon 888, 339 prezzo più basso, 299 per questo periodo in offerta. Molto interessante, date un'occhiata, uno smartphone molto carino. Cala di poco, non di tanto, ma abbiamo anche l'Oppo Reno 10 Pro, uno smartphone fighissimo secondo me a livello estetico. Non ho avuto la possibilità di provarlo perché Oppo, insomma, ha un po' di difficoltà di inviarmi i prodotti, non ho capito il perché. Comunque passa a 425 euro contro i 450 euro, più il prezzo più basso in questo momento su Amazon. Dategli un'occhiata, non è uno scontone, ma secondo me è uno smartphone che comincia a avere parecchio senso a certe cifre. E sempre all'interno della famiglia Oppo abbiamo l'Oppo Find N 2 Flip, uno smartphone che sinceramente io ho provato nella variante cinese, ma finalmente c'è in variante global da un po' di tempo.
scende di una cinquantina d'euro da 999 a 949 euro. Non mi metterei a fare la fila per acquistarlo, però se vi piacciono i pieghevoli dategli un'occhiata, secondo me è molto interessante, anche se preferisco Samsung, insomma sui pieghevoli io andrei lì, ma questo è molto bello. 799 euro per un televisore da 75 pollici, che è grande come quello praticamente alle mie spalle, scende a 799 euro. Certo, non sarà un OLED, ma ragazzi, 800 euro 75 pollici, qualche anno fa non ci compravamo manco un 32, quasi quasi. Ottimo prezzo, ottimo prezzo. Se anche voi avete una macchina fotografica o registrate tanti video e avete bisogno di un SD, scende a 43 euro una SanDisk 256 in versione Extreme Pro ad alta velocità. Questa regge tranquillamente il carico. Scende a 15 euro poi, secondo me molto interessante, fa parte della famiglia Switchbot, c'è un ecosistema. Sto cominciando ad appassionarmi molto a questo brand. 15 euro per un igrometro digitale d'ambiente da interno, un termostato molto carino, molto bello, che andrà a sincronizzarsi con l'app di Switchbot per crearvi un ecosistema all'interno della vostra abitazione spendendo molto molto poco. Switchbot lo sto rivalutando parecchio, sto cominciando ad amarlo e ho diversi prodotti da portarvi qui sul tempo all'interno del canale. LG all'interno di questi 5 giorni ha fatto delle offerte molto interessanti, infatti ho trovato anche una bellissima lavatrice che è appunto con intelligenza artificiale da 9 kg, pensate bene, a 1400 giri, con ovviamente motore direct, classico stile di LG, quindi super silenziosa, wifi e ben 9 kg insomma di cestello, qui potete davvero lavarci tranquillamente coperte se avete una famiglia anche piuttosto grande, è molto molto figo avere una lavatrice del genere, anche perché se avete meno roba da lavare, qua starà molto stesa e si laverà meglio rispetto a una lavatrice magari da 4 o 5 kg. Passa da 529 a 439 euro ed è veramente un prezzo molto molto basso per ciò che offre questo prodotto, soprattutto perché anche il lavaggio ha vapore ed è wifi, quindi una lavatrice intelligente, un po' come scritto nella parte frontale. Poi ragazzi, ho trovato un Sony, un monitor da gioco da 27 pollici a 240 Hz HDMI 2.1 che passa a 299 euro. Cecotec è un'azienda che vi ho già portato diverse volte qui sul canale e in questo caso devo farlo assolutissimamente, perché? Perché ha una friggitrice ad aria a 38 euro contro i 52, è un prezzo davvero molto basso ed è una friggitrice anche davvero molto molto carina che ho già avuto possibilità di testare, di provare, perché l'ho regalata ai miei genitori e funziona davvero molto molto bene a 38 euro, dategli un'occhiata, veramente molto interessante. Dopodiché, sempre Logitech ha messo in offerta la C922, che è una webcam in versione pro 1080p, perfetta per YouTube, per Twitch, insomma ad avere una webcam di una qualità decente, no porcheria, sopra il nostro monitor, che passa solo a 59 euro. Sempre in famiglia Philips poi abbiamo uno spazzolino da denti elettrico, una versione pro che costava più di 280 euro, l'ultimo prezzo su Amazon è a 152, che scende a 124 euro. Dopodiché abbiamo Jabra con l'Elite 3, un paio di auricolari. Ragazzi, Jabra negli auricolari Bluetooth secondo me è un po' il leader. Queste vanno a 39 euro contro i 67 euro di listino. L'ultimo prezzo più basso su Amazon era di 49, quindi risparmiate una decina di euro. Sempre qui sul canale vi ho già portato diverse volte prodotti di Oto. In questo caso abbiamo un 35.1, è un kit di utensili che vi permettono di andare a levigare, grattare, a lavorare, insomma è un prodottino per il fai da te. Vi lascio il link con tutto il negozio Oto su Amazon, perché magari c'è altra roba in offerta e potreste fare degli ottimi affari. Secondo me sono tra i più belli per quanto riguarda proprio il mondo degli utensili e non solo. Dopodiché, è da un po' che non vi portavo un prodotto di Insta, ma abbiamo l'Insta 360, la Go 3, da 64 GB di memoria interna, che scende sotto le 400 euro, 379 euro, a mio avviso è la miglior action cam piccola da poter utilizzare, perché ha il monitor ribaltabile, la utilizzo anch'io, ne ho già ricevuta una tempo fa, secondo me è un prodotto super super interessante. Iswiz mette in sconto una serie di prodotti, tra cui il C8C, che è una telecamera wifi da esterno 1080p motorizzata a 360 gradi con visione notturna, che ragazzi io trovo fantastica per 49 euro, è veramente un prezzo pazzesco, ha una qualità davvero ottima, io lo utilizzo tantissimo i prodotti Iswiz sia dentro casa che anche a casa di mia mamma, non posso più dire a casa dei miei genitori, quindi a casa dei miei genitori, vabbè avete capito, insomma
è a 49 euro, ragazzi, tanta roba, funzionano veramente molto bene. Io non utilizzo più il rasoio elettrico perché, come vedete, mi faccio crescere la barba, ma qui sotto e qui sopra ovviamente utilizzo un rasoio per andare a pulire queste zone, ma quando mi facevo la barba tutti i giorni utilizzavo un rasoio di alto livello. In questo caso abbiamo la serie 9000 di Philips, un rasoio elettrico, ragazzi, che costava ben 340 euro, scende sotto le 250 euro, 249 euro. Non è necessario certo avere un rasoio che costa così tanti soldi, ma se siete tra quelli che si irritano tanto, vi consiglio di spenderli, perché più spendete, meno vi irritate. Per me è stata un po' la regola d'oro con i rasoi elettrici, poi ho scelto di farmi crescere la barba, così non mi sono più irritato. Però se avete problemi di irritazione, non risparmiate sulle lamette o sul rasoio, cambia davvero tutto. L'ultimo prodotto, ragazzi, facente parte di questo video, e lui è un Logitech, è un mouse verticale molto ergonomico, particolare, l'ho utilizzato parecchio, l'ho portato anche qui sul canale, scende a 69 euro, questo è l'ultimo prezzo, insomma, presente all'interno delle centinaia di offerte che ho scelto per voi all'interno di questo video. Come avete notato però, ragazzi, le offerte di oggi non sono 40, potrebbero essere un pochettino di più o un pochettino di meno. Fatemi sapere qui sotto con un bel hashtag il numero corretto che avete contato delle offerte, perché sono davvero curioso di sapere chi ha guardato il video attentamente fino alla fine e soprattutto se ha guardato davvero tutte le offerte. Mi serve per capire, poi un giorno vi spiegherò il perché. Detto questo, mi raccomando, qui sotto nei commenti fatemi sapere qual è il prodotto che più vi è piaciuto di queste offerte. Lo so benissimo, ragazzi, non ci sono sconti incredibili, però io ho cercato tutte quelle offerte che erano già al prezzo più basso di sempre o addirittura più basso delle altre offerte, insomma, visto in altri periodi dell'anno. Questo per permettervi di fare degli acquisti coerenti, sapendo con certezza che avete risparmiato il massimo rispetto a quello che è stato presentato fino ad oggi su Amazon. Io per oggi vi saluto, come al solito, se vi va iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto, mettete un bel like a questo video, e se acquistate qualcosa tramite i miei link su Telegram o qui su YouTube, scrivetemelo qui sotto, mi raccomando, sono davvero curioso. Ciao ragazzi, e a prestissimo, e buonanotte se avete guardato il video verso mezzanotte, e buongiorno, o insomma, arrivederci, va bene, avete capito. Se state guardando questo video di giorno, ciao ragazzi, e a presto.